dei ministeri che il sacerdote deve vivere, oltre a quello di dispensare la misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione e nell'amore, nell'accoglienza, nella guida spirituale, nell'amore ai poveri, e oltre a quello anche di celebrare l'Eucaristia, di essere ministro dell'Eucaristia, uno dei compiti dei ministeri è anche quello di intercessore, cioè quello di pregare per il suo popolo, quello di pregare per la Chiesa, per il mondo, per gli uomini e le donne di questa nostra storia. E anche in questo Padre Pio veniva aiutato dalla Madonna e lui lo sapeva bene. Lui metteva sempre come suo strumento, la Madonna al centro delle sue preghiere, soprattutto quelle che lui elevava al Signore quando doveva chiedere di soddisfare i bisogni che la gente metteva nelle sue mani, le preghiere, le grazie, le guarigioni che la gente gli chiedeva. E Padre Pio dice che lui teneva gli occhi suoi fissi negli occhi della Madonna. Che bella questa immagine! Avere gli occhi fissi negli occhi della Madonna, che poi sono certamente occhi che ci portano negli occhi e nel cuore del Figlio Gesù. Ma sentiamo come anche Padre Pio ci raccomanda di essere vicini, o meglio, di essere nel cuore della Madonna, soprattutto nei momenti difficili, soprattutto nei momenti dell'oscurità della vita. E a un certo punto lui non solo viveva questa vicinanza alla Madonna nel tempo della prova, ma raccomandava ai suoi figli spirituali e alle persone che incontrava di essere sempre vicini alla Madonna, di chiedere aiuto alla Madonna quando si viveva il dolore, la sofferenza, l'emarginazione, la delusione, eccetera. Nelle oscurità, nelle tempeste, diceva Padre Pio, non c'è niente di più rassicurante che stringerci forte, forte alla mamma e alla mamma del cielo. Voglio ancora una volta farvi notare questo linguaggio filiale d'amore, stringerci forte, forte alla mamma del cielo. Vedete, quando la nostra mamma è viva, la mamma terrena, noi vogliamo stringerci a lei nei momenti della sofferenza. Ci stringiamo alle mamme, ma quando le mamme ci lasciano non ci dobbiamo sentire abbandonati, perché tutti abbiamo una mamma ed è questa mamma del cielo che consola i suoi figli afflitti, i suoi figli che vivono il momento della prova. Ecco perché Padre Pio si preoccupava di inculcare nei suoi figli la devozione alla Madonna e soprattutto raccomandava di recitare il rosario tutti i giorni, almeno una parte del rosario, cosa che anche noi vogliamo prendere da oggi come impegno per stringerci forte, forte alla Madonna, e in questo nostro abbraccio ci mettiamo tutte le persone che hanno bisogno, che soffrono e che ci hanno chiesto di pregare Maria per loro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!